Salve a tutti raga, sono loquendista barista e questo è il mio primo video. Esatto, sono un loquendista in erba ma tranquilli, non mi faccio canne xdxdxd. Buona visione. Stai tranquillo. Puoi farcela anche senza vaselina fluorescente. Bene, andiamo a cercare il tenente Blake, alias lo scassacazzi. Che bel posticino del cazzo. Ehi tu, vieni qui che ti do un bacetto XD. Norman Jaden, cazzo fai, ops. Volevo dire FBI. Jaden, come? Sì, come Jaden di Yu-Gi-Oh! Guarda, ho pure una carta. Ok, fustaccio. Puoi passare. Che vergogna, due coglioni che parlano e le labbra sono fuori tempo. Gli darei l'ergastolo. Senti, a dire il vero, sono io il poliziotto qui e l'ergastolo te lo do io. Ma guarda che occhialetti fighi che mi ha regalato la nonna. Devo ricordarmi di scontarle la pena di 2 giorni XDXD. Agente 47023 Norman Jaden. Martedì 4 ottobre 2011. Sono le 8:14. Che vergogna! Un tizio che ha un R1 che gli levita vicino alla mano. Ripensandoci, fanno proprio cagare. Devo ricordarmi di allungare la condanna di mia nonna di 3 anni. Sa dirmi dove posso trovare lo scassacazzi? Da quella parte, bellezza, te la infilerei nel culo. Magari facciamo dopo. Ah, sei un frocione di merda. Troppi gay. Comincio a sentirmi a disagio. No, sta tranquillo. Vaselina nella tasca, fiuduru. Ho una minima percentuale di sopravvivere. Signor Scassacazzi, Norman Jaden, cazzo fai. FBI. Sono l'investigatore sfondaculi assegnato alla sua gay squadra. Sì, la stavamo aspettando. Allora è vero che sei palestrato? Come? Niente. Forse è meglio se parlo con la mia voce finta. Allora, vieni anche tu o no? Allora, che cosa è successo? Abbiamo trovato il cadavere di un uomo dentro una tenda. È sottointeso cosa ci stesse facendo. Ascoltare musica? No. Una cosa un po' più porcellina. Ci sono testimoni? Solo un uomo sporco di sangue con in mano un coltello che diceva di essere un certo assassino dell'origami. Lo abbiamo mandato a casa. Buona idea. Succedono sempre casini quando si prendono degli innocenti per sospetti. Comunque, quando è stato ammazzato? Crediamo che possa essere successo alle 25 e un quarto. La causa del decesso? Crollo delle cavità anali. In pratica, è imploso a causa di un cetriolo. E tu? Devi ridarmi quel vibratore che ti ho prestato un mese fa. Certo signore. Un ultimo utilizzo e glielo riporto domani stesso. Avete identificato il cadavere stuprato? Marcellino Pane e Vino. Avete qualche indizio? Un vibratore scarico. Mi duole il cuore a dirlo tesoro, ma ho un po' da fare qui. Ci possiamo vedere dopo a casa mia XD. Ho altro da fare, devo andare a giocare con PS3 con loquendista barista e altri amici. Però domani sono libero. Ci vediamo. Siamo nella stessa squadra. Diamo un'occhiata in giro prima che venga violentato.
Swish. Eiaculazione. Forse dell'assassino. Campione irrilevante. Proviene da uno dei poliziotti presenti sulla scena. Trallallero trallallà. Trallallero trallallà. Trallallero trallallà. Uffa che palle. Swish. Swish. Cazzo. Ho pestato una merda. Ma non c'è proprio un cazzo di indizio qui. Swish. Swish. Ah, mi stai rompendo i baroni con tutti questi swish. XD, XD, XD. Piatto le volanti, questa faccenda mi piace sempre meno. A causa della pioggia. Vediamo un do. Se ci si avvicina al corpo. Trallallero trallallà. Toc toc. C'è nessuno? Commento merdoso. Segni evidenti di violenza. Il cadavere ha il culo consumato. Swish. La faccia è piena di merda. È stato un bruttissimo stupro. Liquido denso e bianco sparso nella parte inferiore del corpo. Chissà cos'è XD XD, ma che schifo. Sto per rigettare pure io un liquido. Non ci sono più dubbi. Questa tecnica di omicidio è quella di Rocco Siffredi. Un origami mi ricorda qualcosa. No, sarà solo la mia perversa immaginazione. Probabilmente la mano è stata chiusa dopo il decesso. Un'orchidea sul petto dello stuprato. Cerco su Wikipedia. La vittima è Jeremy Bowles. L'orchidea è un fiore usato per consolare il dolore degli stuprati. Scoperta da uno stuprato e iniziata a coltivare da uno stuprato. Chi legge l'articolo verrà stuprato. Non c'ho più un cazzo da fare qui, me ne vado. Spero di non rincontrare quello scassacazzi del cazzo. Andrew Simpson, cugino di Homer Simpson. Chissà che ci faceva qui. Ho capito. È lui l'assassino stupratore. Sono un maledetto genio. Ora torno a casa e gioco a Heavy Rain con l'oquendista barista e dopo un torneo di FIFA con gli amici, riceverò sicuramente una promozione per questa indagine. E che cazzo? Guarda chi ho rincontrato. Tesoro. Ora sono libero, possiamo uscire insieme. Ah, 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 ah.